Bambini in piazza per la salute, siamo qui a Piazza Dante per fare questa giornata di prevenzione per quanto riguarda l'obesità pediatrica. Il Comune di Napoli dal primo momento ha accolto l'invito della professoressa Salerno a organizzare questo evento, un evento di una prevenzione che indica quelli che sono i corretti stili di vita che sin in età pediatrica, diciamo, vanno accolti e vanno utilizzati. E noi abbiamo oltre 2 milioni di bambini obesi in Italia ed è importante fare una prevenzione nutrizionale e motoria, e questo è il senso di questo incontro in piazza di oggi, dove si integrano quelli che sono i consigli dello stile di vita salutare, non solo alimentare ma anche motorio. Dobbiamo insegnare ai bambini e ai loro genitori, alle famiglie nel loro complesso, come si deve mangiare, quanto sia importante un'attività motoria quotidiana. Però certo, noi che facciamo sport abbiamo un compito particolare, non solo di educare la mente ma anche quello fondamentalmente di ridare un'attività armonica al nostro organismo. Quindi l'obesità è una delle prime nostre difficoltà, in particolar modo quelle infantili, perché il bambino obeso difficilmente si avvicina allo sport. Alla base della piramide alimentare in realtà non c'è soltanto il buon cibo, ma c'è anche il movimento fisico. Per questo motivo c'è stata, diciamo, la necessità e la volontà di mettere insieme un'attenzione anche al movimento sano, al movimento guidato, con il coinvolgimento della WISP e ovviamente invece poi l'apporto dei pediatri e dei medici di famiglia, che danno un input importante anche attraverso le visite e la valutazione che si fa, no? delle condizioni di salute dei bambini gratuitamente, e quindi è un percorso a disposizione di tutte le famiglie che vorranno frequentare la piazza durante questa giornata. Che questo è il nostro territorio, il nostro futuro, questi ragazzi, questi bambini. Poi bisogna fare una bella controlla visita per questi ragazzi. Grazie per Comune, grazie per Santo Bono, tutti i medici, grazie mille.